Mancava solo l'aritmetica di arrivata, l'Avezzano perde con la San Benedettese a Riviera delle Palme ma ottiene la permanenza della categoria. L'anno prossimo sarà ancora Serie D. Mister Scorsini si affida ai soliti Pellecchi e Dos Santos in avanti. La Samb balla al ritmo di Marra, Scardella e Vita. Fischia Giacomo Ravara di Valdarno. Subito cross insidioso di Negro sul quale nessuno dei suoi compagni è ben posizionato per colpire. Risposta pericolosa della Samb. Tiro cross di Cardella respinto da Coco, sulla ribattuta si avventa Favo che di testa scheggia la traversa. Clamorosa doppia occasione, un giro di lancette dopo, punizione di Angiulli parata ancora dal portiere marsicano sulla respinta. Questa volta c'è Vita che da due passi non concretizza. Partita vibrante, Marietti impegna Marone, fioccano le occasioni, Proia si inserisce ritrovandosi davanti a Coco, palla fuori di un soffio, Avezzano salvo. Lupi feroci, bomba di Donatangelo disinnescata da Marone. Nel finale di tempo Marras converge dalla destra ma il suo non è né un tiro né un cross. Cardella va a terra dopo un contatto con Negro, nulla da segnalare per il direttore di gara. Santos, la ripresa si apre proprio con un buon pallone di Bianciardi scodellato in verticale per il bomber ospite. La conclusione è facile preda di Marone. I rossoblù di casa alzano il ritmo e passano. Cross col contagiri di Proia per la testa di Cardella che impatta perfettamente per scrivere l'1-0. L'Avezzano accusa il colpo, la Samb si procura il rigore per un presunto tocco di mano di Sissé in area. Dal dischetto Vita spiazza e vola in doppia cifra di reti in campionato. I ragazzi di Scorsini restano dentro la partita. Il destro di Pellecchia deviato si stampa sulla traversa. Sul prosieguo dell'azione si salva la Samb. Poco dopo il 10 ci riprova sfiorando il palo a Marone pietrificato. Attivo Dos Santos che prende la mira senza centrare la porta, simbolo di una partita non esaltante. Dalla parte opposta buona l'uscita di Coco su Vita. Dopo 3 minuti di recupero e triplice fischio, San Benedettese batte Avezzano 2-0. Pienamente con la sua analisi, è stata una partita bella, intensa, non sembrava una partita di fine stagione, due squadre si sono battagliate in campo, entrambe volevano il risultato pieno, poi è chiaro che il meraviglioso gol di Cardella ha spezzato gli equilibri e ripeto, poi subito dopo il calcio di rigore che non entra in merito perché dalla panchina non ho visto l'episodio, ha un po' chiuso la gara, anche perché le risorse venivano meno, faceva un gran caldo. Abbiamo cercato di rientrare in gara, non ci siamo riusciti. Ripeto, l'obiettivo è che mi era stato chiesto salendo su questa nave in corsa era la salvezza, al primo anno di Serie D, salvezza ottenuta senza nemmeno i play-out. Beh, la gara è stata secondo me interpretata bene, volevamo come dicevo ai suoi colleghi di chiudere bene, chiudere una vittoria e ci siamo riusciti. E questo mi fa molto piacere perché, ripeto, trovare stimoli e motivazioni in questa situazione, soprattutto nelle ultime partite dove non c'è niente a chiedere, non è mai facile. E oggi comunque i ragazzi hanno fatto una buona partita perché anche loro volevano comunque lasciare un piccolo segno positivo di questa stagione. Per quanto riguarda me, niente, sono soddisfatto per aver dato il mio contributo a questo obiettivo, ma a parte il mio contributo è stato insieme anche ai miei predecessori che comunque hanno fatto il loro lavoro, lavorando anche in situazioni scomode come sono stato io, quindi penso che abbiamo tutti insieme fatto un buon lavoro in questa situazione.